Allora, sedute sul tappeto con la pianta dei piedi unita. Mettiamo le mani davanti alle tibie, ci teniamo le gambe, allunghiamo bene la colonna e teniamo gli addominali stretti. Chiudiamo gli occhi e iniziamo semplicemente con una respirazione. Inspiro dal naso, espiro lentamente dalla bocca. Apriamo gli occhi e iniziamo a muovere la testa. Avanti, inspiro, indietro. Inspiro, avanti. Inspiro, indietro. Inspiro, avanti. Inspiro, indietro. Mi fermo al centro e faccio la stessa cosa di lato, a destra. Inspiro, espiro sinistra. Inspiro, espiro destra. Allungo bene i muscoli del collo, mi raccomando, il busto fermo, non mi muovo nemmeno con le spalle. Ancora, espiro destra, inspiro salgo, espiro sinistra, espiro e ruotiamo la testa a destra, eseguendo sempre la stessa respirazione. Quindi quando passo dal centro prendo l'aria e quando ruoto butto l'aria. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro e rimaniamo al centro, portiamo il mento attaccato al petto, inspiriamo, portiamo le mani alla nuca e spingiamo la testa verso il basso. Nel mentre sento che i muscoli del dorso si stanno attivando, quindi iniziano a farmi male, in modo di dire, ok? Però li sento. Inspiro, sollevo la testa, allargo i gomiti. Espiro, solo la testa, mi raccomando, non curvate la schiena. Inspiro, allargo i gomiti. Espiro, chiudo i gomiti. Inspiro, allargo i gomiti. Espiro, inspiro, allargo i gomiti e rimango giù con la testa, mi appendo con le mani, riportiamo le mani sulle tibie e dondoliamo a destra e a sinistra con la testa, cercando di tenere sempre il mento appiccicato al petto. I movimenti sono lenti. E cerco di insistere dove sento più rigidità muscolare. Faccio la stessa cosa indietro. Schiaccia bene. Sciogli i muscoli, sciogli le contratture se ne hai. Schiaccia. E mi fermo al centro, sollevo la testa e questa volta la piego a destra, mettendo la mano destra sulla testa. Mi raccomando, non storgetevi col busto, state sempre dritte. Inspira, cambia mano e cambia lato, espira. Ok, inspiro, apro il braccio e inizio a muovere il busto, semplicemente faccio delle oscillazioni verso destra, sinistra, senza muovere il sedere da terra, quindi senza staccare i glutei, senza dondolare col bacino e con le gambe, sposto, sposto. Ora riportiamo le mani sulle gambe e andiamo indietro, schiena rotonda e spingiamo il petto avanti, sentiamo le scapole che si toccano, indietro e buttiamo fuori l'aria, inspiriamo, allunghiamo bene. Indietro, schiena rotonda, allarga il petto, indietro, allarga il petto, ancora una volta, arrotondo. Ok, adesso facciamo delle circonduzioni, quindi andiamo a destra, indietro, a sinistra, avanti, ancora, mantenendo sempre i glutei incollati
al pavimento, ancora. Stessa cosa cambiando il senso, quindi vado di lato, dietro, schiena rotonda, lato, spingi il petto avanti, lato, schiena rotonda, lato, petto avanti, ultima volta, lato, schiena rotonda, lato, petto avanti e ci fermiamo al centro, sempre con i piedi uniti, inspiriamo e portiamo le mani al cuore, espiriamo, braccia forti, gomiti alti, inspiriamo, mani al cuore, espiriamo, ancora una volta, inspiriamo, mani al cuore e rimaniamo qua. Ora inspiro, braccia sopra la testa e mi piego verso destra, torno al centro, inspiro, mi piego verso sinistra, centro, inspiro, mi raccomando sempre con i glutei incollati al pavimento, ancora inspiro e a sinistra. Proviamo a scendere un po' di più, inspiro, a destra, espiro, inspiro, a sinistra, attenzione a non andare indietro col busto, ancora una volta per parte, inspira, espira, inspira, espira, attenzione, andiamo in torsione, inspira, espira, mano sinistra sul ginocchio destro, inspiro, espiro, mantenendo sempre la colonna lunga, inspira, espira, e inspira, espira, inspira centro, mani al cuore, attenzione adesso incliniamo il busto, su inspiro, inclina destra, espira e ritorna al centro, vai, e 1, 2, 3, addominali forti, altrimenti mi sbilancio e cado di lato, ancora, vai, inspira, espira, inspira, espira, ultima volta per lato, quindi a destra, espira e ultima volta a sinistra e rimani qua, allunga le braccia in alto, tira e solleva, abbassa le spalle, su, giù, su, giù, su, giù, ok, apri le braccia e porta le mani dietro la schiena, tira. Riportiamo le mani avanti sulle caviglie e lentamente scendiamo col naso verso i piedi e rimaniamo qua. I gomiti fuori dalle gambe, quindi non dentro. Cerchiamo di appoggiare i gomiti sulle tibie. Respira profondamente, rilassa e lascia. Abbandona completamente tutto. Lo so che non è delle più comode come posizioni, però... Ora da qua, senza salire, prendiamo un bel respiro e allunghiamo la colonna, guardiamo davanti a noi. Espiriamo e di nuovo giù guardiamo l'ombelico. Inspiriamo, allunghiamo la colonna e guardiamo davanti a noi. Espiriamo, giù. Mi raccomando, spalle lontane dalle orecchie. Espiriamo, giù. Ancora una volta, inspiriamo. Espiriamo, attenzione, inspiriamo, allunghiamo la colonna e saliamo completamente. Espiriamo e immaginate di infilare la testa dentro un buco e esco. Vai, ancora, schiena rotonda, infilo. Esco, ancora, schiena rotonda, infilo. Ok, ultima volta. E rimaniamo su con la schiena piatta.
avviciniamo il piede destro al corpo e chiudiamo con la gamba sinistra davanti. Appoggiamo i gomiti sulle ginocchia e schiacciamo le ginocchia verso il pavimento. La schiena sempre piatta, la colonna lunga. La testa segue la linea della colonna, quindi non sto né su né con la testa giù a penzoloni. Devo formare una linea. Guardo davanti a me dritta e schiaccia bene giù le ginocchia. Respira profondamente. E saliamo, afferriamo l'alluce sinistro con la mano sinistra e stendiamo la gamba di lato. Senza staccare il gluteo da terra. Se non riesco, anziché prendere l'alluce, posso prendere il polpaccio. Mi raccomando, la gamba tesa. Ok, bravissime. Andiamo ad incrociare la gamba sinistra sulla destra e appoggiamo il gomito sulla gamba, il gomito opposto, e spingiamo bene le nostre spalle verso sinistra, sempre mantenendo la colonna lunga. Ora vi girate verso la vostra destra, mettete le mani a terra e fate scivolare indietro il ginocchio destro. Quindi abbiamo la gamba sinistra davanti e la gamba destra dietro. Ok, col ginocchio a terra. Il ginocchio sinistro deve essere allineato con la caviglia. Schiaccia bene giù la pancia verso il pavimento. E per 4 volte portiamo il braccio sinistro in aria, inspirando ed espirando quando lo riportiamo a terra. Vai, inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira. Attenzione, lo riportate una volta ancora in alto e rimanete su. Ora, inspira, porta il braccio dietro di te, guarda dietro di te, espira. Inspira, abbraccia la tua schiena col braccio destro, espira, spingi bene indietro la spalla sinistra. Ok, riporta la mano sul pavimento, stacca il ginocchio da terra e porta dietro di te la gamba sinistra. Rimani in plank. Appoggia, senza portare avanti, le ginocchia sul pavimento. Tieni le mani strette bene sotto le spalle e le braccia attaccate al busto. Per 4 volte vado a sfiorare il pavimento con il naso. Ok, quindi scendi. 1. E ritorna su. Forza nelle braccia. 2. E ritorna su. 3. E ritorna su. 4. E ritorna su. Stacca le ginocchia. Posa le ginocchia. Scendi. Via. Sali. Stacca le ginocchia. Posa le ginocchia. Scendi. Sali. Stacca le ginocchia. Posa le ginocchia, scendi, sali e vai indietro col sedere. Pancia sulle cosce, glutei sui talloni. Sali in plank. Riporta avanti la gamba sinistra, quindi quella che avevi prima, il piede bene vicino alla mano. Appoggia il ginocchio destro a terra. Ok, e lentamente scivola e ritorna al centro. Ok, quindi si cambia. Portiamo la sinistra vicino al corpo e questa volta la destra davanti. Ok, gomiti sulle ginocchia, schiena lunga e vai, schiaccia giù. Respira profondamente.
Ancora qualche secondo. Occhi chiusi. Abbassiamo il cuore. E inspiriamo, apriamo gli occhi e saliamo. Afferriamo la luce destro e questa volta stendiamo la gamba destra. Ok, se non arriva al piede va bene la caviglia, il polpaccio, come sto facendo io. Bravissime. Addominali stretti e glutei sempre incollati al pavimento. Incrociamo la gamba e braccio posto sul ginocchio. Spingi bene le spalle verso destra. Ok, gira verso la tua sinistra, metti le mani a terra e fai scivolare indietro la gamba sinistra. Ok, spingi bene la pancia verso il pavimento, ricordati di tenere il ginocchio allineato con la caviglia, quindi non più avanti del piede, mai. Ok, pancia verso il pavimento. Solleviamo il braccio destro per 4 volte verso l'alto e inspiriamo, espiriamo, inspiriamo. Ogni volta che il braccio torna giù cerco di spingere un po' di più la pancia verso il suolo. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Rimane sul braccio, inspira, stai qua, espira. Inspira, braccio dietro di te, guarda dietro, espira. Inspira, abbracciati, spingi bene indietro la spalla destra e ritorniamo con le mani sul pavimento. Punta il piede sinistro e stacca il ginocchio, fai scivolare il piede destro dietro di te, vai in plank. Addominali forti, posa le ginocchia a terra senza portare avanti le gambe, mani sotto le spalle, vicine vicine, gomiti stretti, andiamo a terra col naso, vai, 4 volte, 1, espira e torna su, 2, espira e torna su, 3, espira, ultimo, completo con le gambe, vai e stacca le ginocchia, posa le ginocchia, naso e sali, ginocchia, stacca le ginocchia, naso a terra e sali, stacca le ginocchia, posa le ginocchia, naso a terra, sali, ultima volta, stacca le ginocchia, posa le ginocchia, naso a terra, sali e vai indietro col sedere. Vieni su, vai in plank e porta il piede destro vicino alla mano destra. Posa il ginocchio sinistro a terra e lentamente avvicina le gambe e ritorna di fronte. Ok, allora piedi per terra, mani davanti alle ginocchia e butta fuori l'aria, arrotonda la schiena, inspira, allunga la colonna, fuori l'aria, arrotonda la schiena e allunga, fuori l'aria, estendi le gambe, allunga, raccogli le gambe, arrotonda, inspira, allunga, arrotonda. Immaginate di avere una cordicina qua attaccata alla testa, ok? Che qualcuno vi tiri su bene verso l'alto. Vai ancora, arrotondo e aggiungiamo le braccia. Vai, schiena rotonda, addominali forti, inspira. Rilassate i piedi, strisciate i talloni a terra, inspira e rimani con le gambe tese. Attenzione, solo la schiena, va indietro, schiena rotonda e sali, allunga la colonna. Indietro, schiena rotonda, spalle basse e sali, allunga la colonna. Ancora, schiena rotonda,
allunga la colonna, schiena rotonda, attenzione, allunga la colonna, girati verso destra, rotondo, vado indietro, girati verso sinistra, allunga, rotondo, vado indietro, girati verso destra. Sempre coordinata la respirazione al movimento, non dimenticatevi di respirare, soprattutto di non andare in apnea, piuttosto respiro in maniera sbagliata, ma non in apnea, Quindi inspiro quando vado indietro, attenzione, adesso vado a toccare il piede destro con la mano sinistra, indietro, piede sinistro con la mano destra, indietro, e vai, indietro, e vai, indietro, e rimani sulla gamba destra. Sali al centro, espira sulla gamba sinistra. E inspira e andiamo a piegare la gamba destra, attacchiamo il piede alla coscia sinistra. La gamba sinistra dritta bene davanti a noi. Inspira e girati verso sinistra, metti la mano sul ginocchio. Ora lentamente camminiamo con le mani e scendiamo giù, come se volessimo appoggiare la guancia destra sulla coscia, ma proprio come se volessimo. Vai, respirate sempre profondamente. Non fate resistenza all'allungamento, lo so che dopo un po' fa male, però io cerco di respirare, di rilassare i muscoli. E di assecondare l'allungamento. Sentite che anche se di poco, se mi rilasso bene, vado giù. Vengo su, faccio scivolare all'esterno la gamba sinistra, avvicino un po' di più il piede destro al corpo. Ricordatevi sempre i glutei incollati al pavimento, quindi il sedere non si stacca, ma spingo bene a terra, scendo avanti col busto, faccio forza col gomito, mi spingo bene verso sinistra, perché è normale, può succedere che andando giù mi si spostino le anche e quindi di conseguenza il gluteo mi si stacca, quindi con questo gomito sulla gamba piegata mi spingo bene, cerco di mantenere la posizione centrale col busto. Apri le braccia, sali col busto e solleviamo senza staccare, sempre qua rimaniamo, solleviamo solo la gamba destra, su e giù, su, giù, va bene andare leggermente indietro con la schiena, fuori l'aria, ne faccio ancora, 4, 3, 2 e 1, attenzione, appoggiamo il braccio sinistro, scusate, destro per terra, ci allunghiamo senza staccare il sedere e torna al centro, solleva la gamba, vai, inspira, allungati, espira, inspira, allungati, espira, e inspira per l'ultima volta, espira. E rimaniamo qua, ci giriamo verso destra e saliamo sulla nostra gamba. Spingiamo bene la pancia verso il pavimento. E prendiamo un bel respiro, scendiamo con la pancia sulla coscia. Quindi gomiti a terra, una mano sopra l'altra e la fronte appoggiata sulle mani. Senza staccare la pancia dalla coscia, andiamo a terra col gluteo destro.
saliamo col busto e pieghiamo dietro di noi la gamba sinistra. Mobilità delle anche, stacchiamo il gluteo sinistro da terra e lo respingiamo al suolo, vai. Spingo e appoggio. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rimani giù col sedere, vai indietro se riesci, completamente con la schiena a terra, o se no rimango in appoggio sui gomiti, ma addirittura posso rimanere in appoggio sulle mani. Ok? Ancora 4 secondi, 3, 2 e 1, veniamo su, aiutiamo la gamba destra a ritornare davanti. Ok, estendiamo la sinistra dritta davanti a noi, mettiamo il piede destro, scusate, il piede, no, la destra davanti e la gamba sinistra piegata. Ok, quindi il piede sinistro attaccato alla coscia destra, abbiamo cambiato gamba, apro le braccia, ok, espiro e mi giro verso destra mantenendo la colonna lunga. Sempre con la schiena piatta lentamente inizia a scendere sulla gamba, ricordatevi come se volessimo appoggiare la guancia sinistra sulla coscia. Respiri lunghi e profondi, a secondo l'allungamento, non faccio resistenza. Lentamente veniamo su, apriamo le gambe, sì, le braccia, e spostiamo la gamba sinistra di lato. Ok, sedute bene al centro, avvicino leggermente di più la gamba sinistra e schiaccio, gomito sul ginocchio, mi spingo bene al centro col busto. Inspiriamo, saliamo, apriamo le braccia, posiamo la mano sinistra, ok, inspiro e solleva la gamba, vai, inspira e solleva la gamba, inspira e solleva la gamba, inspira e solo la gamba, vai, e su, giù, su, un po' più dritta, Anita, tienila leggermente più avanti eventualmente, 5, 6, 7 e 8, ok, sali e ruota sulla gamba sinistra, schiaccia bene giù la pancia, e scendi con la pancia sulla coscia, una mano sopra l'altra e fronte appoggiata sulle mani. Andiamo a terra col gluteo sinistro senza staccare la pancia dalla coscia. Saliamo col busto e pieghiamo la gamba destra dietro di noi, spingiamo avanti l'anca e spingiamo il gluteo a terra e inspiro, espiro, inspiro, espiro e inspiro e rimaniamo col gluteo incollato al pavimento, andiamo indietro con la schiena in appoggio sui gomiti o sulle mani. O se riuscite completamente a terra, cercando di mantenere giù il ginocchio destro, quindi non deve alzarsi troppo. Veniamo su e questa volta ci giriamo
e ci mettiamo con le ginocchia a terra. Ok, ginocchia sotto le anche, mani sotto le spalle, schiena arrotondo e in arco, arrotondo e in arco, arrotondo e in arco, guardo l'ombelico e guardo dritta davanti a me, più grande, vai, rotonda tanto, fuori l'aria, fuori il sedere, la testa, ancora due volte, rotonda, fuori l'aria, ultima volta e fuori l'aria e manteniamo la schiena piatta, quindi addominali stretti e muoviamo il bacino, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, vai ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ci fermiamo al centro, solleviamo dietro di noi la gamba destra e davanti il braccio sinistro e manteniamo la posizione per 8 secondi. 6, 5, 4, 3, 2, su e giù, 2, 3, tutto si muove, il braccio e la gamba. Ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, portiamo la gamba verso il petto e tocchiamo con la mano il ginocchio, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, rafforziamo bene i muscoli del dorso, i glutei, su, vai, espira, inspira, ancora, espira, inspira, espira, inspira, rimani qua e piega. Stendi, mantieni il ginocchio alto all'altezza del bacino, fuori l'aria e prendi l'aria, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e rilassa, sedere indietro. Ritorniamo su e ripartiamo con l'altra gamba e l'altro braccio, pronte? Gamba sinistra, braccio destro, mantieni la posizione. Addominali forti. Ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, solleva e abbassa insieme. Su. 6, 7, ancora. 8, 7, 6. 5, 4, 3, porto la gamba verso il petto e tocco il ginocchio, espiro, inspiro, espiro, inspiro, mi allungo bene, espiro, inspiro, 4 volte ancora, vai, 1, inspiro, 2, inspiro, 3, allungati bene e rimane la gamba tesa, sempre braccio, piega, stendi, vai, stendi, piega, inspira, espira quando piego, vai ancora, 1, 2, 3, 4, ultimi 4, 3, 2, 1 e ginocchia a terra, schiena indietro. Ok, punta i piedi e vai in down dog, spingi il sedere verso l'alto, testa in mezzo alle braccia, ginocchia a terra, sedere indietro, punta i piedi, down dog, inspira, torna a terra, espira, schiaccia giù la pancia. Inspira, punta i piedi, espira, down dog, ultima volta, inspira giù le ginocchia, espira giù il sedere, inspira, punta i piedi, espira e rimani in down dog e spingi i talloni a terra, vai, spingi, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 e 1, scendi in plank. Girati verso lo schermo, inspira, porta il braccio in alto, espira, torna in plank, inspira, vai in down dog, torna in plank, ruota verso la tua sinistra, o comunque dai le spalle allo schermo, ritorna in plank, down dog. Acceleriamo un po', vai, e plank, ruota, plank, down dog, plank, ruota, plank, down dog, plank, ruota, plank, down dog, ultima volta, plank, ruota, plank, down dog e plank, ginocchia a terra. Ok, mi giro verso lo schermo, questa volta sono seduta qui in ginocchio, se ce la faccio mi fa male la caviglia. Ok, rimaniamo qua, mani al cuore, inspira, espira. Ok, inspira, solleva i glutei dal talloni, espira, siediti. Ancora, inspira, allungati bene verso l'alto, guarda il soffitto, espira, inspira, strizza i glutei e inizia ad andare leggermente indietro con la schiena, senza esagerare, senza farsi male. Quindi guardo bene in alto, espira, inspira, strizza, espira, ancora una volta, non torno giù, ma metto la mano destra a terra e mi allungo, spingo bene bene, bene le anche verso lo schermo e ritorna dall'altra parte, allungati e ritorna, allungati e ritorna, allungati. Ok, rimaniamo verso destra e senza tirare calci ai mobili, solleviamo il braccio e portiamo la gamba davanti a noi, fletto il piede e la riporto indietro, tiro la punta, fletto, fuori l'aria, fletto, inspiro, fuori l'aria, fletto, inspiro, fuori l'aria, fletto, inspiro, fuori l'aria. E ok, torna al centro. Ok, eseguiamo tutto verso sinistra, quindi mano sul pavimento e inspiro, mi allungo bene verso l'alto, spingo sempre le anche verso lo schermo e da qua braccio in alto, gamba avanti, fuori l'aria, fletti il piede, inspira, allungati, fuori l'aria, fletti il piede, fuori l'aria, fletti e fuori l'aria e fletti e ritorna a terra. Ok, da qua piede destro a terra, piede sinistro a terra, gomiti davanti alle ginocchia e rimani qua, chiudi gli occhi. E lentamente inspira e sali su. Ok, rimani lì, mani al cuore, inspira ed espira, inspira ed espira, apri le gambe, inspira ed espira, attenzione, braccio destro fuori, inspira, allungati e lasciati cadere al centro e srotala, sinistra, inspira, allungati e lasciati cadere al centro e srotola insieme le braccia, espira e lasciati cadere, spara indietro il sedere al centro, srotola, avvicina i piedi
Inspira. Espira. E grazie.